Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica settimanale Nutrizione e Benessere. E questa settimana raccogliamo l'invito di una telespettatrice di Cilento Channel, della nostra rubrica che ringraziamo, e utilizziamo come argomento proprio il suggerimento di questa telespettatrice e parliamo di un'erba aromatica. Sempre più spesso utilizzata in cucina per aromatizzare i piatti, ma che è anche molto utilizzato in campo erboristico per i numerosi effetti benefici. Stiamo parlando del dragoncello. Come detto, è un'erba aromatica, appartiene alla famiglia delle Astaracee ed è un cespuglio perenne con delle foglie verdi sottili e dei fiori dal colore giallastro. Le foglie e i fiori vengono raccolti appunto nei periodi classicamente estivi e sono utilizzati freschi appunto per aromatizzare i piatti in cucina oppure essiccati come rimedio naturale in erboristerie. Uno dei vantaggi dell'utilizzo del dragoncello è che è un grande esaltatore della sapidità degli alimenti e quindi quando utilizziamo il dragoncello possiamo anche fare a meno di utilizzare il sale. Ne esistono di due varietà principali, il dragoncello russo o siberiano e quello francese. Proprio in Francia è molto utilizzato per il suo gusto, ma soprattutto per i suoi effetti benefici. In Francia viene denominato il re delle erbe ed è stato, ed essendo una pianta di origine orientale, probabilmente è arrivata in Europa subito dopo il periodo delle crociate. Dicevamo del suo aroma, ha un sapore amaro, pungente, quasi pepato, ma molto simile a quello dell'anice e del sedano. Quali sono i valori nutrizionali? 100 grammi apportano all'incirca 290 calorie. È ricco di sali minerali, soprattutto potassio, calcio, fosforo, ferro e vitamine come la vitamina A, la vitamina C e le vitamine del gruppo B. Ma ciò che caratterizza in particolare il dragoncello è l'elevato contenuto di moltissimi principi attivi che sono responsabili non solo degli effetti benefici di questa erba aromatica, ma anche del classico e tipico gusto. Stiamo parlando di sostanze quali l'eugenolo, i tannini, le cumarine, il limonene e così via. Quindi, quali sono questi benefici del dragoncello? Sicuramente stimola la produzione di succhi gastrici, quindi facilita la digestione e può essere utile in caso di inappetenza. Ha delle proprietà anche antispasmodiche, quindi rilassa l'intestino e riesce anche a contrastare quello che è il meteorismo e il gonfiore addominale. Ha proprietà anche antibatteriche e antinfiammatorie, in particolare soprattutto la sua radice viene utilizzata per il mal di denti. Inoltre contrasta l'alitosi ed è anche un buon diuretico, quindi ci aiuta anche a combattere la ritenzione idrica. Come detto, in cucina vengono utilizzate soprattutto le foglie fresche per aromatizzare diversi piatti, soprattutto piatti secondi piatti, quindi piatti a base di carne e di pesce, però lo si può utilizzare anche nella preparazione di salse e insalate, magari in combinazione con altre erbe. Per sfruttarne anche gli effetti benefici si possono preparare anche degli infusi o dei decotti. Ovviamente vi sono anche delle controindicazioni che riguardano soprattutto le donne in allattamento e in gravidanza perché stimola le contrazioni uterine. I soggetti che fanno una terapia anticoagulante devono prestare molto, molta attenzione al consumo di questa erba aromatica perché potrebbe ampliarne gli effetti, quindi amplificarne gli effetti della terapia. E infine, diciamo, è chiaramente, ovviamente, sconsigliata ai soggetti allergici, in particolare al dragoncello, magari che hanno delle allergie alla stessa famiglia a cui appartiene il dragoncello, quindi questa delle Astaracee.
Bene, io come sempre vi rinvio all'articolo che troverete sul sito di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi ricordo anche di scrivere un'email se volete a nutrizionericci@virgilio.it per proporre degli argomenti, come è capitato questa settimana, o per fare delle domande su quelli già trattati. E noi ci rivediamo come sempre la prossima settimana, sempre solo su Cilento Channel. Ciao!